Scarpette, sedie, panchine, facciate dei comuni che in questi giorni si sono colorate di rosso. Per non parlare dei numerosi convegni, incontri, interventi, spesso a vanvera o scopiazzati, con parole che finiscono al vento. Perché i femminicidi sono comunque in aumento, quest'anno già 114. Per non parlare degli episodi di violenza, soprusi, prevaricazioni, stalking, dati allarmanti, situazione che non migliora. Donne, protagoniste, in negativo, purtroppo. Nei primi 10 mesi di quest'anno, dunque, sono state 114 le donne uccise in Italia, vittime di femminicidio. In Campania il numero è calato da 31 a 16, ma purtroppo sono aumentati i casi di stalking. E chissà quante donne non denunciano, che è poi uno dei problemi principali legati direttamente a un fattore culturale, familiare, che incide notevolmente soprattutto al sud. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dunque, non c'è poi tanto da riflettere. Si dovrebbe pensare a come debellare, invece, questo che non è un fenomeno, ma un dramma che in una società civile come quella che viviamo non può esistere, non deve esistere. Invece c'è, e non cala. Secondo i numeri forniti dall'Istat, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni, circa 7 milioni, hanno subito nel corso della loro vita una qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica. Sono donne per lo più separate, ma anche con gravi limitazioni di salute, ma anche donne laureate, professioniste, donne che vengono sopraffatte. Comunque, l'Istat ha rivelato che se il numero totale degli omicidi si è ridotto del 39% tra 2011 e 2016, gli omicidi con vittime di sesso femminile sono diminuiti solo del 14%. Tra gennaio e ottobre 2016 e lo stesso periodo di quest'anno sono diminuiti gli omicidi in ambito domestico, passati da 113 a 86. In rapporto alla popolazione femminile residente, il maggior numero di omicidi avviene in Umbria, 7,8%, poi Calabria e quindi Campania, con il 6,5. Nel 41% dei casi gli autori del crimine sono compagni o ex partner. Una donna su 10 ha dichiarato di aver subito violenza in qualche forma prima dei 16 anni, con ferite, lividi, contusioni. Di queste, circa il 20% è stata ricoverata in ospedale a seguito delle ferite subite. Il 5% ha riportato danni permanenti. E sono in aumento, come si evince dalle cronache nazionali e locali, gli stupri. I casi sono tantissimi, ogni giorno. Ancora dati Istat, il 16,1% delle donne ha subito un episodio di stalking nella propria vita. Donne che vengono aspettate davanti casa, fuori dalle scuole, spiate, ricattate, oggi soprattutto attraverso l'utilizzo di internet. Minacce, ricatti, mettendo in mezzo spesso anche i figli. Messaggi, email, appuntamenti chiesti con forza, spesso finiti male. In Campania, grazie ad un emendamento di Forza Italia, è stato approvato all'unanimità il testo unificato sugli interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli e le azioni di recupero rivolte agli uomini autori di violenza. Più risorse quindi per i centri antiviolenza e case di rifugio, perché finora troppo poco è stato fatto in tal senso, ma soprattutto servono pene più severe e quindi qui deve incidere il governo con maggiore informazione sul tema, in particolare con speranza che le donne siano più coraggiose, denuncino senza paura. Donne dunque sull'orlo di una crisi di nervi, era un film di Almodovar, oggi la maggior parte delle donne invece vive sul filo di lana, a rischio. Le leggi per difendersi ci sono, hanno dichiarato in modo netto i componenti del Parlamento e anche i presidenti di Camera e Senato. Molti hanno sottolineato come quello della violenza sulle donne è soprattutto un problema di ordine culturale. Lo ha ribadito Pietro Grasso, presidente del Senato, insieme alla senatrice del PD Puglisi. Ma basta con le frasi fatte e i titoli ad effetto. Chi commette violenza sulle donne o su un uomo è un criminale. Non cambia nulla.